con Rosina, che è stato il mattatore del match, soprattutto con le prime due marcature nel primo tempo. Hai sbloccato una gara complicata, era una sfida importantissima da vincere ovviamente. Diciamo che voi avete risposto alla grande in questo match. Sì, diciamo, comunque ci aspettavamo tanto questa partita perché era scontro diretto, eravamo a pari punti, sapevamo il valore dell'avversaria, sicuramente senza dubbio è stata quella che ci ha messo più in difficoltà finora, però oggi siamo stati veramente veramente molto bravi. Diciamo che secondo me il gruppo alla fine ha fatto la forza, siamo stati uniti dall'inizio, non abbiamo reagito alle provocazioni e alla fine comunque in contropiede con le nostre qualità e velocità abbiamo vinto la partita. A questo punto non vi potete più neanche tanto nascondere, insomma le ambizioni sono di altissima classifica, puntate a vincere il campionato. Beh, diciamo comunque arrivati a un certo punto è inevitabile, però noi rimaniamo veramente umili, pensiamo dopo partita, tre punti dopo tre punti e poi quello che verrà. Certo, guardando adesso la classifica, comunque quattro vittorie e un pareggio, è ovvio che un po' di ambizione c'è, però andiamo avanti molto umilmente, sappiamo da dove veniamo e abbiamo veramente tantissimo ancora da lavorare. Fabrizio Cirilli è stato anche lui un grande protagonista di questo match, perché nel primo tempo sono arrivati tanti tiri, tu però hai sempre risposto presente, sempre reattivo, sempre concentrato, forse diciamo solo nel finale quando ormai il risultato era un po' acquisito hai un po' calato l'attenzione, però c'è tanto del tuo in questa vittoria. Che cos'è che effettivamente ha funzionato oggi e che tipo di campionato a questo punto ti aspetti che potete fare? Allora, intanto grazie per i complimenti e faccio i complimenti anche alla mia squadra. E per quanto riguarda l'approccio della partita, è stato un via di concentrazione dal primo minuto fino all'ultimo. Abbiamo calato un po' di concentrazione nel finale e questa è tutta esperienza che bisogna acquisire, che partite più tirate magari possono andare peggio. E gli obiettivi ancora non ce ne poniamo perché siamo una squadra giovane e quindi vediamo tutto partita per partita. Il fatto che molti dei tuoi compagni di squadra provenite dal calcio a 11, questo che tipo di vantaggio vi dà in questo tipo di contesto? Magari l'unico vantaggio sembra un po' strano, che non conosciamo nessun avversario, quindi partiamo dal martedì fino al sabato, la partita, oggi giovedì, e senza conoscere l'avversario e sempre allenarsi allo stesso modo, quindi il sabato non ce ne sarà per nessuno per noi perché non conosciamo l'avversario. Mister Masci della Futsal Pomezia, una sfida che sicuramente era molto importante, ci sono ancora tante partite da giocare, da disputare, l'impressione è che la tua squadra abbia giocato un ottimo primo tempo, ha creato tantissimo però ha finalizzato molto poco. No, oggi abbiamo giocato male, loro sicuramente hanno giocato molto meglio di noi e quando è così le partite le perdi. Questo sport appunto vince chi sbaglia meno, loro hanno sbagliato meno di noi, hanno concretizzato di più, hanno sfruttato le loro occasioni, ma oggi insomma la loro vittoria è meritata, quindi se la sono meritata è giusto anche il risultato, è giusto tutto, noi stasera non ci stavamo, pazienza, insomma la strada è lunga ancora. Uno dei punti di forza della vostra squadra era stata finora la difesa, che aveva sicuramente incassato pochi gol. Oggi l'impressione è che dal punto di vista del reparto arretrato è mancata un po' di attenzione, un po' di concentrazione da parte dei ragazzi. Sì, come ho detto, oggi abbiamo sbagliato tanto, quindi quando sbagli prendi gol, è giusto così, questo sport è maledetto, no? Perché poi insomma veniamo qua contro una formazione attrezzata come la loro e ogni minimo errore te lo puniscono. Abbiamo perso questa battaglia, insomma, li aspetteremo a ritorno tranquillamente, speriamo insomma che ci stiamo giocando qualcosa di importante insieme a loro e vedremo come andrà a finire, ma ripeto, oggi abbiamo sbagliato tanto ma sono abbastanza sereno. Ho provato fino all'ultimo, Raubo della Futsal Pomezia ci ha messo l'anima, hai cercato anche di scuotere i tuoi compagni. Ci tenevi a non uscire imbattuto da questo campo, però dobbiamo dire che è mancata dal punto di vista della concentrazione qualcosa rispetto alle partite diciamo giocate in passato. Secondo te qual è la tua analisi? Certo, io faccio di tutto, anche non voglio perdere una partita a ping pong, figuriamoci una partita di campionato con l'Under 21. Non me l'aspettavo sinceramente, pensavo che vincevamo, loro una squadra molto organizzata, preparata, anche se sono tutti ragazzi che giocano da poco calcio a 5, quindi i miei complimenti vanno sicuramente a loro. Spero che ci rialzeremo dopo questa vittoria e sono sicuro che lo faremo e ci metteremo tutta per arrivare ai primi.